con una lima di grit 100-180 eseguo la limatura di preparazione al trattamento di refill. Con la punta cono tronco diamantata spingo le cuticole e creo il muretto cuticolare. Con la punta conica diamantata sollevo le cuticole e creo il canale cuticolare. Applico kit massima aderenza, prep, bonder e gel base per garantire l'adesione del trattamento 4 settimane. Tutti i procedimenti e le tecniche di ricostruzione sono descritte sul mio manuale La ricostruzione unghie secondo Micol, che trovi in vendita su Amazon. Con l'apposito pennello imbevuto di cleaner stendo gel acrilico cover. La ricostruzione con gel acrilico è uno degli argomenti che tratto sul mio corso online, ora disponibile anche a rate. Scrivici per ricevere tutte le informazioni di prenotazione. Con una lima di grit 100-180 eseguo la limatura strutturale. Anche la limatura strutturale è uno degli argomenti trattati sul mio manuale e sul mio corso online. Scopri come fare unghie perfette per il tuo salone. Con un taglio unico elimino la cuticola in eccesso. Con pennello color in setola corta e naturale applico due stesure di viola scuro classic. Se vuoi vedere come tornano le mie clienti dopo 4 settimane, seguimi sulle storie del mio profilo Instagram Le Unghie di Micol. Se vuoi confrontarti con tante altre ragazze, puoi iscriverti al nostro gruppo chiuso di Facebook Le Unghie di Micol. Con pennello color in setola corta e naturale realizzo lo shade di base per la nail art. Pennello color permette di applicare il prodotto sotto cuticola e limita lo spreco di prodotto contenendo anche i tempi di lavorazione. Tutti i prodotti visti nel video e molti altri sono disponibili sul nostro sito www.leunghiedimicol.com. Non perdere nessun tutorial e nessuna spiegazione tecnica iscrivendoti al nostro canale di YouTube Le Unghie di Micol. Dopo aver polimerizzato il gel colorato, realizzo la nail art in superficie con Spider Gel. Sigillo con Magic Shine, sigillante senza dispersione e con filtro UV anti-ingiallimento. Con pennello perfetto ed Eco Gel realizzo la nail art in superficie. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un like e condividere. Grazie!